Grazie.
Thank you.
Dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Il Signore Gesù, risuscitato dai morti, è apparso agli Apostoli con i segni della sua gloria. Nel suo nome preghiamo, Dio nostro Padre. Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio. Padre Santo, che ci hai chiamati dalle tenebre alla luce, accogli la nostra lode. E donaci oggi l'esperienza del tuo amore. Sostieni con il tuo spirito chi si sforza di costruire un mondo più umano. Fa della giustizia e la pace regnino su tutta la terra. Donaci il desiderio vivo di servirti nei fratelli. E di trasformare il mondo intero in un'offerta a te gradita. Illumina con la tua presenza l'inizio di questo giorno. Fa che tutto il nostro tempo sia stabilito dalla tua lode. Perché siano liberati i tuoi amici. Così abbiamo cantato nel primo salmo. Signore, tu che sei Dio della vita e ti fai amico di ogni uomo e di ogni donna, ti preghiamo per la conversione dei cuori dei signori della guerra. Fa che possano conoscere e sperimentare la vera liberazione. Fa che possano finalmente riconoscere nel volto dell'altro il volto di un fratello e così gettare le armi affinché siano liberati tutti gli uomini, tuoi amici. Preghiamo. Illumina il tuo popolo, Signore, con la gloria del tuo Figlio. Con speranza preghiamo con le parole di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo popolo e sazia con l'abbondanza dei tuoi doni la sete di coloro che sperano nelle tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri,
pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spiaglie di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica delle ritorsioni e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più frequenti delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi. Che adoriamo Cristo, perché